buon pomeriggio a tutti, quest'oggi il video di YouTube originale. Spero che sentiate ovviamente l'audio perché siamo in mezzo alla strada. Ecco Gabriele in compagnia del mio Gabri, che vi parlo sempre Gabriele. Ciao. Eccolo qui il mio Gabri. Allora, detto questo ragazzi, ci sono delle novità. Ci sono delle novità perché questa mattina il giornale La Repubblica, e non solo La Repubblica, hanno pubblicato praticamente un qualcosa che fa intendere che la cessione dell'Inter sia imminente, non immediata, quasi. Nel senso che, ce l'avete presente Altani, colui che voleva acquistare, ha offerto 6 miliardi di euro addirittura per acquistare soltanto una quota del Manchester United, che poi non è riuscito in realtà ad acquistare. Ecco, Altani adesso sarebbe in contatto diretto con il signor Steven Zhang proprio per vendere l'Inter e per acquisire l'Inter, almeno così dice La Repubblica, ragazzi. Poi sono mesi, anzi anni forse, che se ne parla, però adesso siamo agli sgoccioli. Perché? Perché in questo momento Steven Zhang, che è da giugno che non viene in Italia, è in Giappone, in Cina, scusate, non in Giappone, in Cina, che sta praticamente si sta occupando delle udienze che ha a carico Suning, e soprattutto perché il prestito di quasi 400 milioni di euro con Oaktree scadrà a maggio, ragazzi, e quindi Steven deve restituire quasi 400 milioni di euro ad Oaktree entro maggio. E con tutti i debiti che ci sono, questa macchina si è fermata e cazzo non voleva. Dico, con tutti i debiti che ci sono al momento, che attenzione ragazzi, perché io lo voglio precisare sempre, i debiti di Suning non sono i debiti dell'Inter. I debiti dell'Inter ammontano a quelli del prestito, ovviamente, di Oaktree, grazie oltretutto all'ingresso, come si suol dire, all'acquisizione dei soldi maturati con la finale di Champions League e le varie competizioni che abbiamo vinto l'anno scorso. Quindi quando io vi dico che Simone Inzaghi è un bancomat, è per questo che ve lo dico, non che ve lo dico così per la gloria. E se ogni tanto mi interrompo oppure guardo da un'altra parte oppure mi impappino, ragazzi, è perché io mi vergogno da morire a guardare il telefonino mentre gli altri mi guardano, perché è una cosa che non sopporto. Mi sento un imbecille davanti alle persone, solo che la gente non sa quello che io faccio, ovviamente, per voi e nella vita, come hobby, come spero diventi una professione a tutti gli effetti. Quindi mi raccomando di condividere il mio canale con tutti quanti. E detto questo, ragazzi, la gente si ferma, non so per quale motivo, a guardare, c'è un miele. E quindi niente, siamo in attesa che il signor Altani si faccia avanti. Anche perché, raga, parliamoci chiaro, entro maggio qualcosa deve accadere. E penso che se entro maggio non possa succedere il primo maggio, penso che debba succedere almeno entro marzo, entro febbraio, non oltre, credo, no? Ah, un attimino, con la scusa vi faccio vedere quanto è bello illuminato il posto dove io vivo. Bello, devo dire. E niente, ragazzi, questo è quanto. Penso di avervi detto tutto, penso di essere stata chiara e precisa. Non vi sto vendendo fumo, nel senso che non dico le mie fonti, no, il giornale della Repubblica, raga, e il giornale anche hanno detto queste parole qui, non io e nelle fonti delle fonti delle fonti, perché io non ho fonti. Io ogni mattina mi alzo, studio, leggo i vari quotidiani, i vari giornali, i vari articoli, soprattutto gli articoli web, quelli più che hanno delle basi fondate, non gli accattoni come alcuni giornali che, oddio, mamma mia. E niente, detto questo, io vi ricordo
di condividere il video, sempre, perché vi ricordo che è sempre gratis, non vi chiedo né abbonamenti e né niente, vi ricordo che è tutto gratuito. E se non aveste ancora attivato la campanellina e soprattutto non aveste fatto ancora l'iscrizione al canale, fatelo. Spero che si sia sentito tutto, perché ci sono macchine a non finire. Raga, io oggi non ho avuto veramente il tempo di fare nulla e niente, però non potevo non darvi questa notizia, che non so se sia positiva oppure no in realtà, perché se devo essere sincera tutto avrei voluto nella vita tranne che l'Inter fosse andata in mano di arabi, sono sincera, ma non perché non ho stima degli arabi, attenzione, oppure perché, diciamo, di arabi di un certo spessore e impassati in certe cose, semplicemente questo è quello che non era, quello che non volevo, ovviamente. Non parlo degli arabi in generale, che, con cui ho lavorato, ho vissuto per tanti anni e che apprezzo, stimo e ammiro tantissimo. Io parlo di quella fetta lì altolocata, ecco. Ma si sa, raga, alla fine pure gli italiani altolocati, insomma, hanno sempre... Esatto, quindi né garbo né meraviglia, si dice a casa mia in Sicilia. Quindi niente, è così. Che mi resta da dire? Vi abbraccio forte come se fossi lì e ricordatevi sempre che la vostra salute vi vuole bene e sempre, sempre, sempre forza Inter, chiunque l'abbia tra le mani, l'importante è che la rispetti, il resto speriamo sempre per il meglio. Ciao ragazzi!